è che se fossimo delle persone, diciamo, che sanno quello che vogliono, che sanno veramente quello che vogliono, lasciano perdere il narcisista, perché il narcisista o il narcisista è una persona di fatto estremamente negativa, no? Per cui anziché andare a accendere un cero alla Madonna quando il narcisista si toglie dei coglioni, la maggior parte delle persone invece cerca in qualche modo di capire cosa fare per riconquistarlo, cerca in qualche modo di capire che forse io lo amo, salutiamo Roxy. E poi spesso non si riconoscono, no, i segni della manipolazione, però ci sono dei tratti che sono abbastanza comuni di persone manipolative, persone negative, quindi rendersi conto del fatto che ci sono persone che hanno un senso di grandiosità, sono arroganti, poi non sapremo mai sono narcisisti o non sono narcisisti, però diciamo che questa tipologia di persone che poi fondamentalmente sono insicure, che cercano di mascherare la loro mancanza di autostima, la paura di essere abbandonati, hanno un modo di fare estremamente negativo. E quindi tieni presente che se tu non chiuderai questa relazione col narcisista, ma cercherai tutti i modi di portarla avanti, di farla crescere, di svilupparla, avrà un impatto negativo, perché questa tipologia di persone manipolative hanno un impatto devastante, no, sulle relazioni interpersonali. E salutiamo anche Sissi. E quindi perché tu devi metterti in condizioni di viverti una relazione che può avere un impatto devastante su di te? E questo è una cosa, una domanda che dovresti farti, no? Impara a esplorare, diciamo, impara a esplorare le cose che il narcisista utilizza, le frasi che il narcisista utilizza. Perché il narcisista è in grado, o il narcisista, il manipolatore, è in grado di creare un incantesimo seduttivo, no? Però questo incantesimo funziona perché tu gli dai corda, perché tu in qualche modo, non dico che sei complice, però diciamo acconsenti, no? Il narcisista ti fa vivere un amore illusorio. Il narcisista, il manipolatore. Salutiamo anche Manu e ricordo a tutti che chi volesse fare una donazione al canale può farla cliccando sul tastino col dollarino, mentre saluto Tiziana, chi vuole abbonarsi può fare l'abbonamento anche per dare un sostegno al canale. Quindi l'amore che ti fa vivere il narcisista è un amore illusorio, l'amore che ti fa vivere il manipolatore è un amore illusorio. Tu potresti sentirti amata all'inizio, desiderata come mai prima d'ora. Ma poi quando ti rendi conto che in realtà poi questa persona si allontana, questa persona ti percula, questa persona di fatto non ti dà quello che tu vuoi, ma chi te lo fa fare? Anche perché i narcisisti mettono in atto un controllo sottile, fondamentalmente, mettono in atto delle tecniche di controllo molto sottili, per cui cercano in qualche modo, ad esempio allontanandosi, avvicinandosi, di farti sentire sempre più bisognosa, no? Quindi tu, da un certo punto di vista, sviluppi proprio una dipendenza emotiva, no? A causa della manipolazione continua del narcisista, avvicinarsi, allontanarsi, gratificarti, squalificarti, insomma, la tua autostima viene erosa, viene consumata. E purtroppo, diciamo, più la tua autostima si erode, più la tua autostima si consuma, più tu sarai dipendente dal narcisista, no? Si creerà una vera e propria dipendenza dal narcisista e tu inizierai a sacrificare la tua dignità. E questa è la cosa peggiore, no? Che si può fare, quella di sacrificare la propria dignità per un'altra persona. Perché nel momento in cui tu sacrifichi la tua dignità, diciamo, entri in un meccanismo, salutiamo la nostra Grinettina, entri in un meccanismo aberrante per cui non avrai più possibilità, no? Si formerà una rete sempre più intricata. Ma il vero problema è tuo fondamentalmente, perché ignori i segnali, ignori le bandierine rosse, perché i segnali ci sono. Purtroppo devi tenerlo presente, i segnali ci sono, i segnali di avvertimento.
evidenti che qualcosa nella relazione non va, i segnali ci sono, e tu, se hai a che fare con un narcisista, devi prendere in considerazione tutti i segnali che questo narcisista manifesta, perché altrimenti rischi di cadere nella tela del ragno, e il narcisista è un abile, no? Commediante, il narcisista è un abile illusionista, e le sue illusioni spesso funzionano anche molto bene, fondamentalmente. Quindi devi riflettere prima di innamorarti. Questo vale per gli uomini, ma vale anche per le donne. Prima di innamorarsi dobbiamo sempre riflettere, perché una delle tattiche più comuni, diciamo, è dei narcisisti, è quella di non farti riflettere, no? Di crearti subito uno stato tensionale, ad esempio facendoti gaslighting, ma soprattutto facendoti, scartandoti. Quindi il narcisista ti scarta, e nel momento in cui ti scarta tu inizi a pensare ma forse è per colpa mia, perché forse quella volta gli ho detto questo, forse quella volta gli ho detto quello, e quindi cercherai di farti sentire in colpa al narcisista per qualsiasi cosa. Cioè, è come dire, lui ti manda a fanculo, ma è colpa tua se ti ha mandato a fanculo, perché tu avevi fatto questo, avevi detto quello, l'avevi guardato in quel modo, non avevi... Ecco, quindi questo è il vero grande rischio che noi corriamo, no? Fare una non corretta attribuzione di responsabilità. Salutiamo il grandissimo Giorgio Cameli, seguite Giorgio Cameli sul suo canale, che metterà il link e potrete anche abbonarvi al canale di Giorgio Cameli, mentre salutiamo la nostra Elena. Ecco, quindi questo devi tenerlo presente, no? Utilizzerà il senso di colpa, la vergogna, l'ansia, la paura, sono tutte le leve che lui utilizza, che lui o lei ovviamente, quindi talvolta sono anche minacce sottili, come ad esempio minacce di rifiutarti affettivamente, di isolarti socialmente, e quindi tu arriverai, ecco qua il link del canale di Giorgio, iscrivetevi chi non l'avesse ancora fatto. Entrerai in un mood, diciamo, in cui sarai spesso soggiogata. I segnali ci sono sempre, cioè il narcisista, per quanto sia bravo, ci sono anche al positivo, perché spesso uno dice ho trovato il principe azzurro. Quando tu dici ho trovato il principe azzurro, il 99% sarà un narcisista, perché il principe azzurro non esiste, e quindi... Oppure persone che, ad esempio, ti danno troppo, no? Chi ti dà troppo è perché c'è quella regola, no? Se qualcuno ti dà qualcosa gratis è perché il prodotto sei tu. E in questo caso, nei confronti del narcisista, tu sei il prodotto. Poi, tra l'altro, i vari strumenti utilizzati dal narcisista sono sempre nefasti, no? Come ad esempio l'isolamento sociale, che è un altro sistema di controllo, un altro strumento di controllo è quello di isolarti socialmente, perché per mantenere il suo dominio su di te cerca di limitare le tue interazioni con altre persone. E Giorgio Cameli ci dice: i narcisisti diventeranno sordi prima o poi, perché ne parliamo, esatto, prima o poi diventeranno sordi. Salutiamo Borderline. Sì, alle volte sembra troppo, chi è troppo e poi, come dire, chi parte in quinta finisce in prima, finisce in retromarcia. Certo, Giorgio, vediamo il consiglio cinematografico di Giorgio, perfetto. Quindi un altro, inoltre, il narcisista può cercare di controllare i tuoi interessi, no? Ad esempio cerca di scoraggiarti da investire il tuo tempo nelle sue passioni, e Giorgio ci suggerisce Animali Notturni. Bene, quindi chi volesse Animali Notturni su Prime Free. Bene, gli darò un'occhiata anch'io. E quindi dobbiamo cercare di controllare, il nostro innamoramento, perché siamo noi che dobbiamo imparare a controllare l'innamoramento. Tra l'altro, anche persone che violano i tuoi confini personali, tu non devi permettere a nessuno, no? Di violare i tuoi confini personali. Chi ti dice, ma perché fai questo? Ma perché fai quell'altro? Ma non dovresti fare questo sport, non è adatto a te. Ma non dovresti uscire, andare lì, perché quel posto lì non va bene. Ma guarda come ti vesti
come un catramista o ti vesti come una sciampista, non dovresti far questo, non dovresti far quello. E tu non devi fottertene, no? Chi ti dice cosa devi fare, digli che vada a dirlo a sua sorella, fondamentalmente, a sua madre, a chi vuole. Quindi, la violazione dei confini, tra l'altro, spesso però, anche qua è causa tua, perché tu ti fai violare i confini spesso perché sei dipendente, no? Perché magari sei dipendente finanziariamente dal narcisista, o sei dipendente affettivamente. Quindi tieni presente che anche in questo caso, quando il narcisista, tra virgolette, ti aiuta economicamente, mica lo fa gratis, nessun pranzo è gratis, questo devi rendertene conto. La mancanza, diciamo, di confini farà sì che il narcisista farà di te polpette, ti triterà, ti passerà nel tritacarne. Queste tattiche, diciamo, creano un ciclo tossico nel quale tu ti troverai. Quindi devi imparare a renderti conto, anche perché altrimenti ci saranno tutta una serie di disturbi che tu inizierai a vivere, ad esempio la paura di essere abbandonata, la paura di essere lasciata, il degrado dell'autostima, il degrado della tua autonomia, come dire, l'oltraggio della tua dignità, e quindi diventerai veramente e ti sentirai una merda fondamentalmente, perderai le amicizie, e questo è un altro punto fondamentale, perderai anche le amicizie. E, beh, non tutti i narcisisti poi devono aiutare economicamente, eh? Ci sono quelli che aiutano, quelli che non aiutano, dipende anche dalle situazioni economiche, non è che possiamo riconoscere una persona, ma tieni presente che ogni euro che ti dà il narcisista te lo farà scontare. Lo scarto è il meccanismo di controllo, certo, quando un narcisista ti scarta, l'unica cosa che non devi fare è cercarlo, e invece l'unica cosa che le persone fanno, quando vengono scartati, iniziano a cercare il narcisista, iniziano alcune persone addirittura a tempestare di telefonate, una telefonata dopo l'altra, ma qua, ma come mai? Ma perché non mi dà questo, non mi dà quello, ma come mai? Ma io vorrei, ma non posso, vorrei, ma non potrei. Quindi ricorda che tu devi, diciamo, devi cercare di uscire fuori, no, da questi meccanismi. E esatto, ci sono quelli che aiutano e quelli che aiuti tu, esatto, ma devi tenere presente che il primo passo per liberarti è riconoscere, no? Esplorare le strategie, riconoscere l'abuso, perché di fatto fa di te un abuso, e quindi la prima cosa che devi fare, secondo me, quando il narcisista ti scarta, è utilizzare il no contact, il no contact rule, cioè la regola del no contact, cioè devi interrompere ogni forma di contatto, non appena lui si allontana che se ne vadi. Io al tuo posto andrei anche ad accendere un cera alla Madonna, no, fondamentalmente. E la cosa sbagliata è quella di starci male, perché se uno riflette capisce che non ha senso stare male, no? Come fai a stare male per una persona che ti trattava da merda, che comunque si è allontanato, che comunque non gliene frega niente di te? Perché stare male, mi domando, perché stare male? E vuol dire che ci stiamo nutrendo di merda, vuol dire che ci stiamo nutrendo di situazioni negative. Non dobbiamo mai stare male perché un'altra persona se ne va. Iniziamo a mettere subito pensieri positivi. Il pensiero che suggerisco io è: poverino, salutiamo Pink, poverino, poverina, non sa quello che si è perso, perché altrimenti la relazione con il narcisista ti porta a perdere il contatto con te stessa e con le tue esigenze. Se uno ti scarta, esatto, se uno ti scarta e tu te la prendi, significa che la tua autostima viene delegata all'altra persona. Invece se uno ti scarta, se uno si allontana, pensa: poverino, poverina, non sa quello che si è persa, perché altrimenti questo tipo di relazione, diciamo, ti porterà a perdere il contatto con te stessa e rimetterai, diciamo, le tue emozioni nelle mani del narcisista. Questo è un punto fondamentale, no? Devi tenere presente che devi comprendere che il tuo punto fondamentale è quello di sviluppare un processo di crescita personale e di rinascita.
prima cosa che devi fare è perdonare te stessa o te stesso per l'errore che hai fatto, perché errare humanum est è perseverare diabolicum, ma errare humanum est, quindi ci sta che ti sei coinvolta con un narcisista perché credevi fosse amore e invece era un calesse, però diciamo devi anche imparare a decoinvolgerti. Tra l'altro questa sera chi seguirà il seminario sul canale YouTube Massimo Tramasco, che ci sarà tra un'oretta e mezza, diciamo alle 18:45, utilizzerò proprio i metodi usati per coinvolgere, in questo caso parlerò di distonia, contrapposizione, antitesi, ma utilizzati per decoinvolgersi, per decoinvolgersi. E come dice Giorgio Cameli, bisogna togliersi dalla testa il concetto di dire ho sbagliato. Perdonarsi è il primo punto, perdonarsi, perché se tu non ti perdoni sviluppi rabbia e rancore nei confronti di te stessa. E questo, quando diciamo una persona è stata, come possiamo dire, quando una persona è stata scartata, poi a maggior ragione se hai a che fare con una persona violenta, se che non dovete mai, ecco, nel caso di persone violente, non dovete mai accettare nessuna violenza, perché se una persona, se uno ti tira uno schiaffo, poi te ne tirerà un secondo, un terzo. Quindi già ai primi segnali, no, di una persona che perde il controllo, bisogna chiudere e mettere subito, diciamo, rivolgersi a tutte le situazioni che ti possono proteggere e difendere. Ovviamente lavorare sulla propria autostima, sulla propria fiducia è fondamentale, soprattutto perché il primo punto è perdonarsi, perché noi possiamo sbagliare e dopo che mi sono sbagliato devo lavorare sulla mia autostima e sulla mia fiducia. Quindi cercare di investire tempo in attività che mi diano benessere, che mi facciano stare bene, che mi diano delle situazioni positive. E poi devo, diciamo, sviluppare anche un percorso di crescita personale, impegnarsi in nuove attività, apprendere nuove abilità, trovare altri modi per viversi delle emozioni, no? Trovare un senso alla propria vita. Perché anche se la vita qualcuno dice che non ha senso, in realtà un senso ce l'ha, il senso della vita è quello di trovare un senso alla propria vita. Trovare un senso alla propria vita è una cosa fondamentale per la rinascita, perché noi dobbiamo sempre avere un sogno. L'importante è che questo sogno non diventi mai un bisogno. Quindi se non sai cosa fare, fai volontariato, che dai anche aiuto ad altre persone, no? Fai, diciamo, attività fisica, palestra, fai tutto quello che credi che ti dà piacere, perché il fatto che ti dai piacere vai a creare una nuova eterna alleanza tra te e la tua sfera emotiva. Devi sviluppare la rinascita è proprio il valore principale per valorizzare la propria dignità, sperando non ricadere più in queste trappole. Però diciamo, se una volta hai imparato, devi poi riconoscere, no? È come dire, è come una vaccinazione, no? Cioè il tuo sistema immunitario deve riconoscere poi molto rapidamente di avere a che fare con un narcisista. Fare volontariato è anche interessante, è anche una cosa interessante. Se uno non sa cosa fare, vada a fare volontariato. Perché intanto dare alle persone gratuitamente ti valorizza come persona, e poi diciamo tu puoi veramente trovare una nuova dimensione. Puoi conoscere anche altre persone di valore, quindi se non sai cosa fare e non hai un hobby, vai a fare volontariato, ci sono tante associazioni, no, di volontariato. Fare volontariato aumenta, migliora la tua autostima e ti permette anche di comprendere meglio poi le dinamiche narcisistiche, no? Essere in grado di riconoscere quelli che sono i segnali, diciamo così, di avvertimento che hai a che fare con una persona tossica, che stai entrando in una relazione tossica, è un punto fondamentale.
Devi imparare a coltivare autostima, crearti una rete di supporto e soprattutto non cercare il narcisista. Evita tassativamente di cercare il narcisista, evita tassativamente di volerla a tutti i costi conoscere, entrare in contatto con lui, no? Conoscere quello che fa, sapere quello che fa, devi totalmente fottertene. Per vivere, diciamo, una tua vita appagante, una tua vita equilibrata, una tua vita dove puoi interagire con tante persone, ma sai mettere dei confini sani, una vita in cui puoi guardare avanti con ottimismo, no? Perché spesso poi quando si esce da una relazione tossica si è pessimisti, no? Invece bisogna imparare a guardare il futuro con ottimismo. Anzi, il fatto di esserti tolta dai coglioni una personalità narcisistica dovrebbe, diciamo, darti più energie. Fare volontariato con se stessi anche, bravo Giorgio, ridisegnare i propri obiettivi, i propri confini. Certo, noi dobbiamo imparare a, diciamo, a vivere bene la nostra vita. Quindi al narcisista non dobbiamo dare assolutamente nulla. Quindi, una volta che l'hai mandata a fanculo, devi imparare a coltivare la felicità e la gratitudine. Praticare anche la gratitudine è fondamentale, no? Perché spesso quando abbiamo avuto a che fare con un narcisista abbiamo magari difficoltà a, diciamo, a trovare gioia nella vita e quindi dobbiamo riaddestrarci a provare gioia nella vita. Il modo migliore per provare gioia è puntare sulla gratitudine, cioè essere grati. Questo è, tieni un diario, no? In cui annoti tutti i giorni almeno tre cose per cui sei grato. E come dice Giorgio, il narcisista è come un virus, no? Per renderlo innocuo bisogna togliere cibo. Esatto, il cibo per il narcisista sono le attenzioni, sono le energie che metti a sua disposizione, quindi devi proprio togliere attenzioni, togliere energie e vivere, diciamo, tranquillamente, dandoti tu delle emozioni, stabilendo dei confini sani, trovare sostegno in persone che ti possono essere amiche, sperimentare la gioia, no? Sperimentare la gioia anche nelle piccole cose. Coltivare felicità e gratitudine sono esperienze che puoi fare, che dopo la relazione con un narcisista ti verrà più difficile fare perché come dire, ti disabitui fondamentalmente. Ed è importante anche, come dire, ricercare nuove prospettive per quanto riguarda la crescita personale. Io suggerisco anche di inserire in una routine quotidiana il mindfulness o la meditazione o qualche pratica meditativa, perché le pratiche meditative ti aiutano a stare in contatto col tempo presente e ti aiutano a sviluppare maggiori possibilità, no? Esplorare sempre nuove opportunità, esiste sempre una nuova possibilità. Il nostro Giorgio ci dice: proverò a coniare un nuovo termine, narcisismo patologico e un autismo emotivo. Esatto, narcisista credo che sia proprio così: una concentrazione totale su se stessi, ma malformata. Quindi, ad esempio, dedicare alcuni minuti al giorno alla pratica della meditazione, alla pratica della, come dire, capacità di entrare in stati di coscienza profondi, ti permetterà di esplorare nuove opportunità. Perché uno dei vantaggi della meditazione è che in meditazione possono proprio capitare, avere delle intuizioni, no? Quindi se tu avrai delle intuizioni, avrai anche dei risultati. E questi risultati vanno celebrati. Impara a celebrare tutti i risultati positivi che riesci a conseguire. Impara a celebrare tutti i tuoi successi personali. Impara a fare delle cose che ti danno benessere. Devi abbracciare, se vogliamo, la tua forza interiore con una vitalità, potente, straordinaria. E tenere presente, che i narcisisti poi li puoi riconoscere facilmente, ma anche dalle frasi che dicono. Perché se non riesci a riconoscerli dal linguaggio non verbale, li puoi riconoscere dalle frasi che dicono.
Ad esempio, potrebbe dire: sono l'unico, sono il migliore, nessuno può competere con me, sono umile, sono una persona umile, gli altri dovrebbero ispirarsi a me. La mia presenza è un fare illuminante per te. Questo mi piace. La mia presenza è un fare illuminante per te. Il mio talento è senza limiti. Insomma, hanno un delirio di onnipotenza. Le mie parole sono sempre sagge. Insomma, sono tutte frasi che se tu le senti, nessuno è perfetto come me, nessuno può competere con me. Nessuno è bello o bella quanto me, nessuno può resistere al mio carisma, insomma, tutte frasi di questo genere, nessuno può resistere al mio magnetismo innato, gli altri dovrebbero essere bisognosi della mia lealtà, dovrebbero guadagnarsela, insomma, sono tutte frasi che i narcisisti sproloquiano e quindi sono l'unico in grado di capire gli altri. Le mie parole sono sempre sagge. Ecco, quindi tutte frasi che i narcisisti utilizzano e che chi non è narcisista ci casca. Quindi, e poi ti dirà: ecco, ho dovuto allontanarmi per colpa tua e tu fagli così, ho dovuto allontanarmi per colpa tua, levati dei coglioni. Per colpa mia o per colpa tua, l'importante è che ti levi dei coglioni. Questo è quello che devi imparare a fare se vuoi. Diciamo, devi imparare a buttarlo giù dal piedistallo, no? Perché chi vuole stare sul piedistallo vuol dire che va buttato giù per coinvolgerlo, per fargli innamorare, ma non perderci tempo. Tu dovresti perdere 15 secondi, no? Al massimo, no? Vai a vedere come si fa a bloccare, lo blocchi, te lo togli dai coglioni in modo tale che non agisci più. Dobbiamo, diciamo, prendere atto di questo fatto, no? Quindi mai, mai e poi mai accettare situazioni che non ti vanno. Poi spesso i narcisisti utilizzano il fatto che chi si loda si imbroda, no? Perché spesso il narcisista dice: ah, nessuno può raggiungere la perfezione che io, nessuno può far questo, nessuno può far quello, ma in realtà vive un'insicurezza, no? Lui pensa di essere un faro per gli altri. Pensa di essere l'unica persona di cui gli altri dovrebbero fidarsi, pensa di essere l'unica persona di cui gli altri vorrebbero emulare il successo, però in realtà è, se andiamo a vedere a fondo, è un poveraccio, un mentecatto, è un morto di pippe, no? Salutiamo Alessandra e Marie Maure e quindi detto questo. Tu devi allontanarlo, non devi assolutamente cercarlo, perché se lo cerchi, come diceva prima Giorgio Cameli, farà di te polpette, ti trita, no? Anche perché lui, nel suo delirio d'onnipotenza, anche se magari non ha tanta esperienza, il delirio d'onnipotenza ce l'ha, no? Per cui, ah, sono l'unico che può aiutarti, sono l'unico qua, sono l'unico là, ma vattinne, come dicono a Napoli, sei l'unico coglione che non mi serve, sei l'unico coglione di cui non me ne frega un Kaiser, anche perché chi si loda si imbroda, no? Il narcisista ti dirà: sono l'unica persona di cui tu puoi fidare, gli altri dovrebbero cercare di emularmi. Dovrebbero trovare il mio consenso, insomma, le persone qua, le persone là. Ecco, tutto questo tu devi imparare a prendere in considerazione che te lo devi levare dalle balle, fondamentalmente, devi toglierlo dai coglioni. Quindi, queste idee devi levartele dalle balle, perché se tu continui a pensare, se tu continui a sperare che lui possa cambiare, possa fare qualcosa. Beh, come dire, chi vive sperando muore cagando, no? Poi il narcisista dice: ah, io sono saggio, le persone dovrebbero imitare le mie parole, seguire le mie parole, no? Ma in realtà quello che si cela dietro tutto questo è semplicemente una rigidità del meccanismo di difesa, è semplicemente il fatto che il narcisista è costretto, come all'angolo di quella chiesa, a vendere le immagini belli e brutti, no? Tu che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa vendi le immagini belli e brutti. Per cui inizia a diciamo ad agire in questo modo e fottitene.
Esatto, bisognerebbe dirgli, comincia Giorgio Gamelli, se uno che ci coglie molto, ci coglie alla grande è un coglione. Esatto. Quindi teniamo presente queste cose e levatevi dai piedi, levatevi dai maroni, queste persone negative, nefaste che non vi porteranno nessun risultato. Bene, detto questo, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi su tutti i miei canali YouTube e ci vediamo al prossimo video.